Per parlare della Seconda guerra mondiale dobbiamo parlare della prima guerra mondiale, la guerra che durò quattro anni dal 1914 al 1918. Un anno dopo la fine della prima guerra mondiale, i politici e gli statisti di tutto il mondo si riunirono in Francia a Versailles, l'obiettivo era quello di un trattato di pace e chiudere questa vicenda. Questo trattato non risolse i problemi. L'Europa entrò in crisi economica forte, fortissima. Il fatto che molte nazioni avevano subito gravi danni e distruzioni dalla prima guerra mondiale e i popoli non avevano dimenticato che c'erano stati 15 milioni di morti. La crisi economica si trascinò anche in Italia. I cittadini scioperarono, manifestarono e a queste manifestazioni si aggiunsero anche gli ex combattenti della Prima Guerra Mondiale. Anche gruppi di nazionalisti parteciparono a tutto questo caos, dovuto al fatto che grande era l'insoddisfazione delle condizioni dettate dal Trattato di Versailles, che ora vedremo. In questa situazione di debolezza Mussolini ottenne in rapidissimo tempo l'appoggio dei proprietari industriali, dei proprietari terrieri. Le persone che non erano d'accordo con lui subirono aggressioni, violenze, attentati, saccheggi. Altri guardarono a Mussolini nella speranza che risolvesse i problemi. Vediamo questo piccolo filmato. Avete visto la foto del re Vittorio Emanuele III che decise di nominare primo ministro Benito Mussolini. La propaganda copriva tutti i problemi che sorgevano. La colpa veniva data sempre al Trattato di Pace di Versailles. Gli oppositori venivano emarginati, anche gli stati esteri democratici venivano emarginati. Questa situazione portò Mussolini ad essere un dittatore, i problemi aumentavano. Vediamo qualche foto. I popoli delle nazioni d'Europa soffrirono la fame, le privazioni, per anni. I ricchi diventavano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. Chi voleva migliorare le proprie condizioni non riusciva, si scontrava con gli interessi diversi. La vita della politica e la vita dei cittadini non raggiungevano equilibrio. La violenza, gli scontri, le contrapposizioni portarono alla nascita in Europa delle dittature. Vediamo queste immagini. In diversi stati di Europa si iniziano a diffondere regimi dittatoriali. Il più pericoloso sembra quello tedesco con Adolf Hitler al potere. I nazisti, infatti, oltre a non accettare la democrazia, sopprimono anche chi gli si oppone. La Germania e l'Italia iniziano a intrattenere rapporti diplomatici di collaborazione con Hitler e Mussolini, i due leader. Mussolini fa visita ad Hitler in Germania per incontrarlo. E Hitler si reca in Italia per fare visita a Benito Mussolini. Siamo nel 1937. Il popolo italiano sembra non rendersi conto del pericolo che nasconde la Germania nazista. L'Italia e la Germania, nelle persone dei due leader, Mussolini e Hitler, siglano un accordo, il patto d'acciaio dal quale è impossibile svincolarsi. Questo accordo viene siglato e abbiamo una foto che testimonia la presenza dei due leader. Abbiamo inoltre la testimonianza di una persona anziana. Io c'ero a Piazza Venezia, ho visto... Mussolini che parlava, gesticolava, proprio Mussolini da Palazzo Venezia. Poi, dato che mia zia aveva una casa lì vicino, eh, mi capitava spesso di passare e vedevo la folla che applaudiva, era molto bello, tutto qua. Eh, la piazza era sempre piena, Hitler, io l'ho visto, era una festa del 1939. Eh, c'era una parata, e Hitler passava col saluto, braccio alto, e il re Vittorio Emanuele III l'ha incontrato, si sono stretti la mano. Il re era basso rispetto a Hitler. Io ho visto, io c'ero, ho visto tutto. Nel 1938 in Italia sotto l'influenza della Germania, dove si era già sviluppata una forma di discriminazione nei confronti di alcune persone, gli ebrei, i disabili, gli omosessuali, gli zingari, sotto l'influenza della Germania, in Italia vengono promulgate le leggi razziali, per cui gli ebrei vengono esclusi dai posti di lavoro, dagli uffici pubblici, anche dalle scuole e sono costretti a fuggire fuori dall'Italia. La Germania ha da tempo mire espansionistiche. Nel 1939 decide quindi di invadere la Polonia. L'Inghilterra e la Francia intervengono immediatamente, ma la Germania non si cura di questo intervento e prosegue nel suo progetto. Questo di fatto dà luogo all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia ha già stretto un patto con la Germania e in più Mussolini è molto colpito dal fatto che fino al 1940 Hitler è largamente in vantaggio e con molte perdite di uomini da parte di altri eserciti sta vincendo la guerra. A questo punto Mussolini decide di scendere in campo al fianco di Hitler per vincere la guerra. Ma in realtà la situazione è molto diversa. Dopo l'invasione della Francia da parte della Germania, scendono in campo anche Canada, Australia e Stati Uniti, mentre il Giappone scende in campo a fianco della Germania. Mussolini ha l'impressione che la guerra stia per volgere al termine ed è sicuro di vincere. Ma nell'estate del 1943 la situazione cambia radicalmente. L'armata rossa dalla Russia inizia a scendere verso il centro dell'Europa, in Germania, e anche le truppe alleate arrivano via mare dal Mediterraneo, passando per l'Africa del Nord e convergono verso il centro dell'Europa. Vediamo. Mussolini fa un discorso pubblico al popolo italiano spaventato. In Italia del Sud stanno arrivando la flotta americana e inglese. Mussolini, il 5 luglio, dice una frase ormai famosa. Che non appena questa gente tenterà di sbarcare, sia congelata su questa linea che i marinai chiamano del bagnasciuga. Ma quattro giorni dopo dalla Sicilia salgono gli eserciti alleati. Vediamo. Un punto della città di Roma, il quartiere di San Lorenzo, una zona tranquilla, in una giornata molto importante, il 19 luglio alle 11 del mattino, è stata bombardata da 300 aerei americani. Lungo alcune vie della città, la via Tuscolana, la via Casilina, la via Prenestina, e la via Tiburtina, arrivano gli aerei inglesi e americani che bombardano la città. I palazzi vengono distrutti, le strade vengono bombardate, la stazione ferroviaria e le fabbriche vicine vengono distrutte. Ci sono alcune foto della flotta aerea che conteneva un bombardiere dal nome Lucky Lady. E c'è anche una persona sorda che ha vissuto questa esperienza, ha visto i bombardamenti e ora ci racconta. Dove erano i bombardamenti? Nella zona di San Lorenzo. San Lorenzo, quella zona, sì. E ci sono stati questi bombardamenti. Mia moglie abitava proprio lì, proprio in via dei Sabelli. Sì, via dei Sabelli. E dentro c'erano quattro operai quattro lavoranti perché il suo padre aveva un negozio di vino e le persone quando c'erano gli allarmi eccetera ci si andavano a rifugiare perché aveva un rifugio sì suo padre dentro il suo negozio di vino e quindi le persone venivano e, mentre c'erano i bombardamenti la casa di fronte è crollata Proprio la casa di fronte a quella dove sta la mia moglie, la sua famiglia si è salvata e la casa di fronte invece era crollata tutta, si era distrutta. Al bombardamento della città di Roma l'Italia fascista con una flotta piccola e disorganizzata non può reagire e Roma non può difendersi. In particolare un punto della città, il cimitero del Verano con i suoi monumenti e le tombe di persone famose, è stato colpito dai bombardamenti e alcune persone sorde sono andate. A visitare il cimitero e ora ci raccontano la loro esperienza. Guardiamo insieme. Lì al cimitero, no, 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 lì al cimitero, lì. Mamma mia, siamo andati lì a vedere che cosa abbiamo visto dopo il bombardamento tutti i morti, tutte le ossa a destra e a sinistra lì al cimitero, tutte le tombe aperte, le bare aperte, no sulla strada proprio dentro al cimitero, al cimitero del Verano, lì al Verano, sì, sì proprio lì, perché finito quello che era successo siamo andati a vedere per renderci conto e abbiamo visto tutte le ossa a destra e a sinistra, le bare aperte, le tombe aperte, mamma mia, mamma mia. No, siamo andati lì perché le suore volevano vedere un po', eh, perché avevano una piccola cappella vicino alla basilica, proprio lì, sì. Visto? Il 19 luglio, soltanto in un giorno, a parte lo spavento e il terrore delle persone, si è arrivati a circa 3000 morti e 10000 feriti. La città è duramente colpita, addirittura il Papa fa visita ai fedeli. Vediamo una foto. Il bombardamento aereo era finalizzato a distruggere case, a distruggere la stazione, le fabbriche. Ma non solo a questo, chiaramente anche a incutere nella popolazione un senso di terrore e di paura per farli scappare, e in molti sono scappati e si sono nascosti. Ci sono testimonianze di persone sorde, anziane, che sono scappate per la paura. Adesso Vedremo le loro emozioni i loro racconti. E poi è arrivata mia mamma ed io le ho chiesto che cosa succede. E lei, è la guerra, è la guerra, ci sono gli scontri, i bombardamenti dall'alto, vieni, andiamo, dobbiamo scappare. E tutti insieme ci siamo diretti in fondo alla strada dove c'era un ricovero sotterraneo. E siamo scesi tutti insieme di corsa, ci siamo chiusi lì dentro e poi i bombardamenti. Avvertivamo le vibrazioni, i botti. E la paura, madonna, che paura. Continuavano, continuavano e poi più niente. Gli aerei poi sono andati via. Forse si dirigevano verso San Lorenzo, dove sono stati bombardati molti edifici. Poi, quando sei uscito fuori di casa, hai visto tutti gli altri edifici che No, crollati? no, in questa zona no. A San Lorenzo, invece, sì, abbiamo sentito dire che era stata bombardata. Perché gli americani sopra, sopra bombardavano con gli aerei. E quindi anche gli operai, insomma tutti, andavano a rifugiarsi sotto la bottega di vino. I bombardamenti erano proprio nella zona di San Lorenzo. San Lorenzo. Sì, quella zona lì. Con gli operai siamo stati fermi quasi due ore. Dalla mattina alle undici e mezza fino all'una e mezza. Quando hanno fini, sono finiti i bombardamenti e siamo usciti, sì, sì, siamo tutti andati via, gli aerei erano andati via. E io sono uscita e sono ritornato a casa. Papà e mamma, quando mi hanno visto, ho detto: Sei vivo, sei tornato! Mi hanno abbracciato. Eh, sì, sì, perché loro avevano paura: dice, Mio figlio dov'è? Se ne n'era andato al lavoro. E, e quindi cioè, non sapevano se io fossi ancora vivo, perché io non sentivo, e quindi papà e mamma erano preoccupati. In questo periodo le persone, soprattutto i bambini, sono scioccati, sono terrorizzati dopo aver visto tutto questo. Persone che muoiono, persone ferite per la strada durante il bombardamento aereo, persone che urlano scappando per nascondersi, tutto questo terrorizza tutti quanti. Allora gli abitanti della città decidono di scappare, di rifugiarsi nei paesi circostanti. Alcuni sordi sono andati a vivere in paese e raccontano questa esperienza. Altre persone sono invece scappate nell'Italia del Nord. C'erano persone infatti che pensavano che al Nord ci fosse sicurezza e tranquillità, ma in realtà anche lontano da Roma c'era la guerra. Vediamo insieme alcune testimonianze. Io mi pare avessi 11 11 anni, era in tempo di guerra. Il prete ci diceva "È pericoloso. Come facciamo? La guerra deve finire, i sordi come faranno?". Io avevo un po' paura. Poi bombardavano, avevo tanta paura. Pensavo, mamma e papà sono lontani, come farò? Se bombardano e muoio, come faccio? Io pensavo che il prete a tutti e tre ci avrebbe mandato al paese. Era il 1943. Tornammo tutti in famiglia. Restammo lì durante i bombardamenti, insieme alla famiglia. Al Gualandi non si poteva stare, capisci? Il direttore ci disse di tornare tutti e tre a casa e rimanere lì perché se morivamo, come avrei fatto? Sì, al Gualandi era impossibile stare, meglio rimanere al paese. A ottobre cominciò la scuola, parliamo del 1942. Andai a scuola. Dopo qualche mese, credo, verso gennaio, febbraio, adesso il mese con precisione non me lo ricordo. Fui preso, portato via da mio padre che mi portò via subito immediatamente. Avevamo un camion, una, una vettura. Il camion, voi vi ricordate quei camion che andavano a legna dove si bruciava la legna. C'avevamo cioè, i vecchi motori. Che, non proprio a benzina. Sì, forse la balilla, non so se era la balilla. Andavano a legna, con il legno, si buttava il carbone dentro al motore, avevano il motore davanti, avevano un motore anteriore. Beh, noi salimmo tutti su questo camion, insieme a mia nonna, insieme a mia mamma, insieme a mio papà, e partimmo. Ma come facevamo noi a partire? Noi eramo, avevamo la bottega dove noi vendevamo il carbone. Noi partimmo. Facemmo un viaggio molto lungo, lento, durò quasi quattro ore. Non c'era la possibilità di andare veloce anche perché il motore era a legna, un motore che faceva un rumore fortissimo che dava, faceva venire il mal di testa. Arrivavamo a destinazione. Scendemmo con le nostre valigie e cominciammo a camminare, a camminare su questa strada sterrata per due o tre chilometri. Una strada che tu hai visto, abbiamo visto insieme. All'epoca non c'erano le strade come oggi. Tre ore eh, arrivavamo forse a sera, comunque arrivavamo a destinazione e finalmente fumo tranquilli. Sai della palestra a Porta Pia? Il collegio di Via Nomentana porta via. Dalla palestra, dal soffitto, qualcosa si ruppe e cadde. Io dormivo con le suore, con i piccoli. Dormivamo con i soli indumenti intimi. Ci siamo subito rifugiati sotto l'istituto. Sentivamo i bombardamenti provenienti da San Lorenzo. Un disastro. Sentivamo le pareti scuotersi. Successivamente i miei genitori decisero di trasferirmi a Venezia, lì non ci sarebbero stati bombardamenti, era più sicuro, invece la presenza di tedeschi armati per le strade insieme a noi era molto forte. Ma io non avevo paura, non lo dimenticherò mai. Qualche giorno dopo, il 25 luglio, re Vittorio Emanuele III fa arrestare Mussolini e decide di affidare il governo al generale Badoglio. In Italia le persone scendono in piazza e fanno festa. Sono contenti e pensano che il regime fascista sia giunto al termine. Ma è la guerra che non è finita e anzi va peggiorando. Vediamo sul giornale la notizia dell'arresto di Mussolini. I soldati italiani avevo sentito che avevano catturato Mussolini, che l'avevano catturato al gran sasso. È chiaro che io parlando con quelli del collegio, insomma io certo già alla scuola non ci andavo più, però avevo sentito che Mussolini era stato arrestato. E quindi io sinceramente se era un bene o un male non lo sapevo, io sinceramente non, non capivo allora la situazione a fondo. Abbiamo visto le testimonianze dei giornali. L'alleanza di lunga data tra l'Italia e la Germania a questo punto è compromessa e l'Italia in gran segreto contratta la pace con gli alleati. L'8 settembre viene annunciato ufficialmente che l'Italia non è più al fianco dei tedeschi ma è entrata a far parte dell'alleanza ed è stato firmato l'armistizio. I tedeschi a questo punto invadono l'Italia e liberano Mussolini. Il re e l'esercito scappano da Roma. I cittadini e i pochi soldati rimasti cercano smarriti di difendere la città e di salvarla. Ma gli sforzi non sono sufficienti. Mille tra cittadini e soldati perdono la vita. A sud gli inglesi e gli americani sono al fianco del re, il nord invece è sotto il dominio dei tedeschi e di Mussolini. L'Italia è divisa in due. Al sud viene lasciato il nome di Regno d'Italia, mentre al nord viene proclamata la Repubblica Sociale Italiana, anche nota come Repubblica di Salò. In Italia comincia a questo punto una vera e propria guerra che si svolge lungo la linea Gustav. Vediamo. Era l'8 settembre, l'8 settembre la guerra era finita, eravamo tutti in festa. Allora siamo andati su al santuario in montagna, dovevamo ringraziare la Madonna che ci aveva protetti, ci aveva salvati, volevamo ringraziarla. Sì, siamo andati tutti su alla chiesa, su proprio alla chiesa del mio paese. I tedeschi non c'erano, si erano allontanati. Noi volevamo festeggiare che la guerra era finita, i bombardamenti non c'erano stati e volevamo ringraziare la Madonna. Lungo la linea Gustav si svolge una vera e propria guerra. Roma è sfortunatamente dentro il territorio della Repubblica di Salò. Inizia un periodo dal settembre 1943 fino al giugno 1944, in cui per nove mesi le persone sono angosciate dalla paura e dalla fame. Alcuni sordi anziani ci hanno fornito la loro testimonianza. I razionamenti del cibo da mangiare non c'era, durante la guerra la guerra continuava, le campagne erano trascurate e quindi la terra era abbandonata. E quindi noi avevamo le razioni, avevamo le razioni di cibo. E come posso dire? Non è che potevamo andare lì a ordinare un chilo di pane. No, ogni persona davano un panino, un pezzo di pane, uno ciascuno e noi avevamo tanta fame eh sì sì era razionato non è questione di soldi davamo i buoni, i buoni alimentari e ci davano dei buoni consegnati i giorni e noi ogni giorno tagliavamo il buono lo davamo e ci davano un pezzo di pane il giorno dopo di nuovo e ci davano un panino a testa e avevamo tanta fame proprio tanta fame nessuno lasciava niente mangiavamo tutto quello che potevamo mangiare Il 16 ottobre 1943, una giornata molto importante che tutti dobbiamo ricordare, la mattina presto, proprio all'alba, le SS entrano al ghetto di Roma, dove vivevano gli ebrei. Le SS fanno irruzione nelle case, sfondando le porte entrando e rastrellando tutti gli ebrei del ghetto. In un giorno oltre mille ebrei vengono deportati, anche se alcuni di loro riescono a nascondersi. La persecuzione eh, lì vicino al tempio gli ebrei stavano tutti insieme, sai il ghetto, ti ricordi tutti insieme? Mamma e papà avevano una paura e raccontano che il fratello di mamma, lo zio Mario, ha telefonato la mattina alle 5 eh, e ha detto Presto, presto tutti scappate, perché qui nel territorio nostro degli ebrei i tedeschi sono arrivati, fanno una persecuzione, portano via tutti. Eh, chi dorme, i bambini, tanti parenti, tutti via e dove li portano di fronte al Ministero di Grazia e Giustizia a Via Renula? Eh, lì c'è tutto il ghetto degli ebrei, tutti i tedeschi contro gli ebrei eh, perché gli interessi, boh, non lo so. Che cosa avevamo fatto noi, non lo so. Insomma, tutti i parenti eh, dovevano aspettare che venisse l'autocarro, venivano caricati a bordo e portati via. Sui campi di concentramento, su, su, in Germania. Io sì, è morto, è morto, mio zio Mario è morto. Le SS deportano gli ebrei nel campo di concentramento di Auschwitz, dove la maggior parte di loro vengono uccisi. Ne torneranno a Roma soltanto 16. Nel territorio della città di Roma, per bambini, donne e uomini, è quasi impossibile andare in giro tranquilli. È molto pericoloso, perché i tedeschi, i nazisti, vanno in giro per le strade e pattugliano la città alla ricerca di uomini da deportare e mandare in Germania. Le fabbriche della Germania hanno bisogno di manodopera. Ed è per questo che gli uomini vengono portati lì. Alcune persone sorde hanno raccontato la loro testimonianza e i loro incontri con i tedeschi. Guardiamo. Nel mese di ottobre, una mattina, io sono uscito per andare al lavoro verso le sette. Mi sono incamminato. A un certo punto mi sono dovuto fermare perché c'erano gli aerei americani proprio vicino a casa mia a Fiat Olimpia, c'era una colonna di tedeschi e gli americani da sopra l'hanno mitragliati l'hanno mitragliati. io sono rimasto lì fermo, cioè mi batteva il cuore fermo, vedevo questi aerei, sarà durato, credo mi pare, una ventina di minuti questo, questo mitragliamento degli aerei, poi gli aerei sono andati via e io ho visto mio padre di corsa venirmi scendere e venirmi a chiamare, mio padre mi chiamava non andare al lavoro, devi tornare a casa, torna a casa e io dico va bene, torno a casa e sono tornato, perché? il papà dice, no, non lo vedi che ci cioè sono i bombardamenti tu non senti, come fai? scendemmo giù ero insieme ai miei amici, tra cui il contadino di 16 anni controllavamo le pecore eravamo lì, in silenzio, calmi vidi arrivare 18 persone chissà che cosa volevano e che cosa gli servisse che erano tedeschi io non lo potevo sapere per me erano italiani, parlavano in italiano non potevo saperlo che erano tedeschi eh, per me parlavano in italiano. Era il 43, forse anche oltre. Eh, l'ottobre, dopo l'ottobre del 43. Poi la maggioranza arrivò nel 44, e nel 45 poi finì tutto. Dopo un po' uno di loro mi incominciò a rimproverare. Io rimasi lì e non capivo qual era il problema. Il contadino, il ragazzo di 16 anni, mi disse, gli disse: Guarda, che non sente. E lui incominciò a parlare con le sue parole strane, il soldato tedesco. Usava le sue parole che erano strane per noi. Il contadino non capiva e gli fece cenno: non sente. Io rimasi per i fatti miei. E lui incominciò a indicarmi e indicava il mio braccio sinistro e indicava la mia manica sinistra. Mi diceva che non andava bene e io non capivo che cosa volesse. E il contadino mi disse: Guarda, che devi levare quella cosa che hai sul braccio, quel segno rosso. Lui era contro le cose rosse, io avevo il segno della prima elementare. Sì, perché a scuola si usava mettere i segni sul braccio, ed era quello il problema. Noi avevamo i segni della prima, della seconda, della terza, a seconda la classe. Capito? E io non lo sapevo, quindi fui costretto a levarlo perché se non lo levavo mi avrebbe sparato. Quindi lo levai, fui costretto a levarlo. Mentre mio fratello, che faceva la quarta elementare, gli disse di no, incominciò ad arrabbiarsi. Poi due, tre, quattro cugini lo presero e gli strapparono subito i segni che aveva sul braccio perché se non l'avessero fatto l'avrebbero ucciso. Perché lui aveva quei segni rossi sul braccio e io non riuscivo a capire, non riuscivo a capire il perché. Io ero piccolo e non capivo il perché. A Villa Panfili, lì a Villa, Panfili, a Villa Panfili, lì andavamo spesso a fare delle passeggiate, però eh, era stata occupata dai soldati tedeschi, e tutte le nostre seggioline noi le lasciavamo sempre lì. E le suore non sapevano come fare per andare a riprendere queste seggioline che poi ci servivano in istituto, e quindi siamo andate noi femmine, no, a parte non le ragazze ebree, no, soltanto noi sorde, siamo andate a fare una passeggiata, siamo andate a Villa Panfili e noi eh, bambine eravamo tutte preoccupate, avevamo paura, tremavamo tutte e abbiamo visto questo soldato tedesco. Di la suora gli ha chiesto se potevamo andare a riprenderci le seggioline perché noi eravamo bambine sorde. Qualcuno già piangeva per la vista di questo soldato e il soldato. Di buon cuore, ha detto, visto che eravamo anche sordi, ci ha fatto entrare e abbiamo potuto prendere queste siggioline, tutto quanto, e poi in più ci hanno regalato della cioccolata, delle caramelle, insomma ci hanno regalato un po' di cose. E le suore finalmente erano più tranquille, si sono un po' tranquillizzate, siamo ritornate a casa in istituto, tutto bene. Alla propaganda. Dei tedeschi il popolo di Roma non crede, si oppone energicamente a tutto questo, mettendo in grossa difficoltà l'esercito degli occupanti. I romani collaborano con i partigiani e si sostengono a vicenda, tuttavia le SS e i fascisti reagiscono con rastrellamenti, persecuzioni e addirittura omicidi. Gli ebrei che riescono a scappare e a nascondersi, in particolare vengono accolti anche dagli istituti per sordi, uno dei quali, il Gualandi, li accoglie e gli dà rifugio. Lì gli ebrei si incontrano e convivono con i bambini sordi. Una di loro adesso è diventata adulta e ci racconta la sua testimonianza. Mi sembra che avessi 11 anni quando è iniziata la guerra e avevo una grande paura dei tedeschi e perché nascosti c'erano tante persone con tanti bombardamenti e molte persone ebree andavano in istituto, in collegio a chiedere aiuto, a chiedere di essere nascosti. Padre Giuseppe, eh, anche nonostante avesse paura, eh, li ha accolti e ma li ha fatti vestire tutti quanti uguali a noi e dovevano anche far finta di parlare e di gesticolare perché c'erano continuamente visite di tedeschi. Sono venuti già due o tre volte, vennero e mh, padre Giuseppe aveva comunque paura, molta paura. Padre Giuseppe Moschiano, un sacerdote. Padre Giuseppe, sì, padre Giuseppe aveva molta paura perché all'ultimo piano c'era nascosto un, una specie di prete ebreo che pregava un rabbino e. Eh, le irruzioni tedesche, i controlli da parte dei tedeschi erano improvvise. E allora, su all'ultimo piano, c'era un armadio dove si riponevano delle scarpe e ehm, aveva come una specie di doppio fondo. Davanti c'erano tutte scarpe messe lì, e chiudendo questo sportello sembrava un armadio per le scarpe. Padre Giuseppe aveva molta paura. E ehm, quando eh, venivano queste irruzioni, bisognava essere pronti, bisognava scappare. Alle volte si scappava anche giù in cantina dove c'era un cattivissimo odore eh, di formaggio, di cibo, una specie di magazzino. E molto spesso venivano questi tedeschi e tutti quanti noi avevamo paura. Quando si usciva a fare le passeggiate, ehm, questi ebrei nascosti erano vestiti come noi e. Simulavano anche una specie di eh, gesticolare, eh, c'erano molti bambini ebrei ed erano separati da una parte eh, i maschi e dall'altra parte le femmine, avevamo molta paura. E sto parlando proprio del Gualandi, del Gualandi. il collegio è l'istituto Gualandi. Ti ricordi, tu l'hai visto questo istituto? Eh, abbiamo sofferto tutti quanti per queste improvvisazioni, questi tedeschi che venivano all'improvviso a controllare continuamente. Io avevo circa 11-12 anni. Vediamo insieme ora questo racconto. Il ghetto, no, io no, loro, mio zio, mio zio abitava al ghetto, stava nel ghetto e tutti quanti sono stati radunati e lo dobbiamo ringraziare, grazie a zio Mario, il fratello di mamma, la mattina alle 5 ha telefonato oh, segretamente, ha telefonato a mamma che dormiva, che si è spaventata, ci ha svegliato a tutti quanti, via, via, presto, presto, chissà, qualcuno ha fatto la spia. E subito io, mamma, papà, mia sorella e mio fratello, tutti quanti insieme siamo andati giù a dire in portineria che, che era un segreto che scappavamo e poi siamo andati a rifugiarsi all'istituto al quinto piano. Eh, C'era un corridoio, una stanza sulla sinistra, una stanza segreta che non bisognava dirlo a nessuno. Io, mia mamma, mio papà, mia sorella e mio fratello, tutti su al quinto piano. Mia sorella vestita da suora, da suora finta. Eh sì, perché lei parlava. E. Nove mesi siamo stati là sopra, io no, un'altra volta in collegio, avevo finito di stare in collegio, invece sono dovuto ritornare, pensavo di, essere, di, di stare a casa, invece sono dovuta ritornare in collegio vestita da collegiale. Ero libera però di girare, gli altri no, eh. gli altri dovevano essere controllati, io invece ero libera. 24 marzo 1944. A Roma in via Rasella un battaglione di soldati tedeschi è in marcia e un gruppo di partigiani fa esplodere un ordigno causando 33 morti. Uno tra i più feroci e pericolosi ufficiali nazisti, di nome Herbert Kapler, alla vista dei 33 morti, decide che per ogni soldato devono morire 10 romani. Iniziano i tedeschi ad andare nelle carceri e negli ospedali e raccolgono 335 persone. Alla periferia della città, lungo la via Ardeatina, in un posto famoso come Fosse Ardeatine, vengono portati a gruppi i romani raccolti, vengono presi nella cava e vengono fucilati uno dopo l'altro per ore e ore. Di tutte le cose accadute in Italia, questa è sicuramente una delle più orribili. Qualche tempo dopo, un giovane sordo è andato a visitare le fosse ardeatine e ora, dopo anni, ci racconta la sua esperienza hanno preso queste persone e le hanno portate alle Fosse Ardeatine, 320, il famoso eccito delle Fosse Ardeatine, lì, lì hanno fucilato queste persone, no, non è che abbiamo sentito, si sentivano gli spari, ma non è che ci si poteva andare a vedere, era proibito andare con le macchine, proibito andare a piedi, c'erano i soldati schierati che facevano fare il giro alle macchine, che bloccavano le strade per raggiungere le Fosse Ardeatine. Dopo la liberazione di Roma. Io con i miei amici sordi del circolo, siamo, abbiamo detto: andiamo a vedere questi 320 morti, andiamo alle fosse avviatine lì, e tutti quanti, sì, sì, andiamo a vedere, andiamo a vedere. E siamo andati. Abbiamo visto una scena terribile. C'erano questi morti che non si vedeva la faccia, chiaramente erano tutti ammassati e, e sepolti. Io mi, pare, mi sembra ci sia andato quasi subito, circa un mese dopo che era successo il fatto, e la situazione era brutta. La situazione è terribile e la guerra continua, si combatte su tutti i fronti. Gli alleati però riescono a salire dal sud fino al centro nord, espugnando diverse città e quando gli americani arrivano a Roma, significa che la guerra è finita. Le persone sorde che erano lì ricordano ancora quel giorno. Guardiamo che cosa hanno da dire, le loro emozioni e le loro esperienze. Un'ultima domanda. Come ti sei accorto che la seconda guerra mondiale era finita? Sono arrivati gli americani, tutti insieme. Passavano per strada, noi applaudivamo, urlavamo bravi, bravi, e loro ci lanciavano la cioccolata, la roba da mangiare, le sigarette, le scatolette. E così è finito tutto.